a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio, quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi, cioè, ci faccio tutti i delfini, e questa è la plafoniera. Questo mestiere che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del rosso fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands, Belgium, Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi, cioè, ci faccio tutti i delfini e questa è la plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca.
È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto ovviamente visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi ci faccio tutti i delfini e questa è la plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto ovviamente visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla
la Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da etruschi, romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi ci faccio tutti i delfini. Questa è una plafoniera. Questo mestiere che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto pienamente visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da etruschi, romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi ci faccio tutti i delfini. Questa è una plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima,
pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da etruschi, romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende, da questo è... Questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, vedi, cioè, ci faccio tutti i delfini, questa è la plafoniera. Questo è un mestiere che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla
Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende, da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, vedi, cioè, ci faccio tutti i delfini, e... questa è la plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende, da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, vedi, cioè, ci faccio tutti i delfini e... questa è la plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima,
pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto ovviamente visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi ci faccio tutti i delfini e questa è la plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai, c'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto ovviamente visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle
nelle serate estive la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare la base? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi cioè, ci faccio tutti i delfini, e... questa è una plafoniera. Questo mestiere che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare la base? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi cioè, ci faccio tutti i delfini, e... questa è una plafoniera. Mestiere che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche
capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louis, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da etruschi, romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, vedi, cioè, ci faccio tutti i delfini, questa è la plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louis, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo.
Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi ci faccio tutti i delfini. Questa è una plafoniera. Questo è un mestiere che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre qualche problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto pienamente visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la Regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi ci faccio tutti i delfini. Questa è una plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre qualche problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto pienamente visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la Regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022.
un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da etruschi, romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, quindi ci faccio tutti i delfini, questa è la plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre qualche problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del rosso fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la Regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo.
Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, vedi, cioè, ci faccio tutti i delfini, questa è la plafoniera. Questo è un mestiere che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louis, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, vedi, cioè, ci faccio tutti i delfini, questa è la plafoniera. Mestiere che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a
360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città, prevede anche un incontro con un personaggio. Quindi è un tour che porta a un coinvolgimento maggiore, like a local, diciamo. Perdersi nei vicoli, soffermarsi in Piazza dei Priori, seguire con lo sguardo il saliscendi delle vie. È bella, mi piace. Stiamo facendo un giro dalla Toscana. Come Thelma Louise, ma con un finale diverso. Palcoscenico delle serate estive, la storia del teatro romano e di nuovo la natura, con le colline a disegnare l'orizzonte. L'arte a Volterra è un obbligo alla sosta. Lungo la statale che porta in cima al borgo, l'anello di Mauro Staccioli avverte i viaggiatori. Qui c'è uno spettacolo da ammirare e la creazione di un grande artista contemporaneo è solo la lente attraverso cui leggerlo. Dove finisce la natura inizia la storia fatta da Etruschi, Romani e signori medievali, un patrimonio premiato quest'anno dalla nomina di Volterra a prima città toscana della cultura, qui dove la mano dell'uomo da anni custodisce e tramanda tradizioni millenarie. Quanto è difficoltoso lavorare l'alabastro? Dipende da questo. Per esempio, questo oggetto qui è abbastanza difficoltoso, vedi, cioè, ci faccio tutti i delfini, questa è la plafoniera. Che ci vuole tutta la vita a imparare, non si impara mai. C'è sempre anche il problema, c'è sempre qualcosa da imparare. La produzione di oggi continua i modelli del passato, conservati all'Eco Museo dell'Alabastro, una delle istituzioni culturali della città, insieme al Museo Guarnacci e alla Pinacoteca. È bellissima, pensavo, me la immaginavo bella, ma non così, è splendida. Alla consueta collezione si accostano in questi mesi le esposizioni temporanee e la possibilità di seguire in diretta il restauro di un capolavoro del manierismo italiano, la deposizione del Rosso Fiorentino. È sempre tutto un pianeta visibile e documentato, proprio per cercare di farlo anche capire a cosa vuol dire impegnare tanti soldi per un restauro del genere. Sulla rigenerazione umana, Volterra ha costruito la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. La sfida l'ha vinta Procida, ma la regione non ha voluto disperdere il percorso fatto, nominando la città punto di riferimento regionale per la cultura nel 2022. Un titolo profetico, direi, perché oggi, dopo questi due anni che abbiamo vissuto, direi che la rigenerazione umana riguarda tutta la nostra comunità a 360 gradi. Mostre, spettacoli e eventi accompagneranno i visitatori in questo anno speciale che coincide con la ripartenza post-pandemia. The Netherlands. Belgium. Holland. Sì, quest'anno molto più stranieri. I numeri confermano quanto si vede tra le strade affollate. Quest'anno abbiamo creato una visita guidata particolare che, oltre a mostrare ai partecipanti i luoghi più belli della città,